Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Chuck e Azione. Io sono Captain Nerd e oggi vi voglio illustrare, presentare, raccontare la storia di questo personaggio nuovo che sarà introdotto in un nuovo film dell'MCU. Sto parlando di Kang il Conquistatore. Esatto, perché ne avevamo avuti pochi cattivi di rilievo nei film della Marvel. Abbiamo avuto Thanos, che è stato quello che ha riscosso più successo perché raccontato bene sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista della CGI, quindi era una cosa veramente pazzesca. Però prima di parlarvi del personaggio nell'MCU vorrei farvi comunque una sorta di preambolo di quello che è il personaggio nei fumetti, quindi dove è nato e tutto il resto. Quindi se siete interessati a sapere chi è Kang il Conquistatore, continuate a vedere questo video. Questo grandissimo villain, il cui vero nome è Nathaniel Richard, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1964 e pubblicato da Marvel Comics. Egli nasce sulla Terra di un trentesimo secolo alternativo, un mondo pacifico con una società evolutissima dal punto di vista tecnologico, tutto grazie a suo padre, che viaggiando nel tempo ebbe persino un figlio nel XIX secolo di nome Reed Richards. E già qui ti viene a dire wow! Cioè ragazzi, vi rendete conto? Kang il Conquistatore e Reed Richards dei Fantastici 4 sono fratellastri, cioè ma vi rendete conto che storia? E sicuramente questo sarà un grandissimo colpo di scena / easter eggs che potrebbe arrivare in un film della Marvel futuro. Perché, ragazzi, suo padre che viaggia indietro nel tempo e ha un figlio con un'altra donna nel XIX secolo, del Reed Richards, poi torna nel futuro e c'ha un altro figlio che è Kang, quindi il Kang del futuro torna nel Kang del passato, torna nel passato insomma, e incontra il suo fratellastro che è Reed Richards. Cioè è una storia quasi alla Dark, pazzesco. Tornando a Kang, egli era insoddisfatto di questa società pacifica e puntava al potere. Scoprì così la tecnologia del padre di viaggiare nel tempo e si costruì un'armatura, o per meglio dire un arsenale ambulante, il tutto ispirandosi ad un altro antenato inventore del viaggio temporale, ovvero del Dottor Destino, un altro grandissimo personaggio che ha una grandissima storia, della quale se siete interessati a conoscerla fatemelo sapere che ve lo racconterò in un altro video. Andiamo avanti. Il nostro Kang fece molti viaggi nella storia modificandola e creando varie copie temporali di se stesso, le cosiddette varianti. Una di queste decise di fermarsi nel XX secolo e combattere contro i Vendicatori, che lo sconfissero. In ogni caso, tentò di stravolgere il multiverso tramite le altre sue varianti, ma quando si rende conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, è troppo tardi. Così, una sua copia decide di lasciare quella dimensione e diventare il re del limbo Immortus, in modo tale che, invecchiando in quel limbo, avrebbe visto il tempo scorrere al contrario, fino al Big Bang, in cui venne ucciso dall'esplosione. E questo a grandi linee era un po' la biografia di quello che è Kang. Poi ovviamente le sue storie si allargano e si ramificano in varie storie della Marvel, degli Avengers, dei Guardiani della Galassia, dei Fantastici 4 e così via. Perché sai, avendo tantissime copie, egli va a infrascarsi in tantissime storie, tantissime argomentazioni, tantissimi periodi, quindi parlare di tutti è un po' impossibile. Però quello che ci può interessare è dove si potrebbe infilare all'interno dell'MCU, perché come abbiamo visto dal trailer di Ant-Man 3 è diciamo intrappolato all'interno del Regno Quantico e quindi si crea questa struttura dove risiede che è Cronopolis, e qui vediamo Ant-Man arrivare per sbaglio a causa di sua figlia che voleva inventare un satellite per il Regno Quantico e quindi finiscono all'interno di questa ambientazione, di questo reame, di questo mondo in cui il tempo e lo spazio non hanno più una logica. E come vi ho detto prima, diciamo, c'è già stato spoilerato quali sono state le uniche persone, gli unici personaggi capaci di sconfiggerlo, ovvero i Vendicatori. Quindi vediamo un po' dove andrà a parare il film di Ant-Man 3, sono stracurioso perché c'è stato già presentato in Loki, finale di stagione, qui ci viene presentato questo Kang chiamato Colui che rimane, interpretato tra l'altro da Jonathan Majors, che ci sta da 10 nel ruolo, e vediamo un po' che ruolo gli daranno in quest'altro terzo capitolo di L'Uomo Formica.
Quindi ragazzi, io spero di avervi dato più informazioni possibili riguardo al personaggio. Grandi linee comunque sono queste. Sono stracurioso di sapere che intreccio ci sarà con Reed Richards, dato che comunque il film su Fantastici 4 credo non uscirà fino al 2025. Però comunque una sua apparizione potrebbero anche farla, dato che ne abbiamo vista già una in Doctor Strange 2. Nonostante vogliano o meno cambiare l'attore, Reed Richards non mi interessa, fatelo apparire, fatemi vedere che ha un intreccio a livello di albero genealogico con Kang, che sarebbe fantastico. Spero che vi abbia interessato questo video, che vi abbia colpito e che comunque vi sia piaciuto. Se così è stato, mettetemi un like, iscrivetevi su Ciak e Azione, seguiteci anche sui social, che comunque noi siamo molto aggiornati nel fare video, nel pubblicare post, eccetera, siamo veramente aggiornatissimi. E niente, noi ci rivedremo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!